Presidente, il ruolo della vostra associazione qual è, per evitare i pericoli della strada e per aiutare i nostri ospiti a lavorare in maniera sicura su questo territorio? Il ruolo dell'associazione è molto importante perché prima di tutto questi ragazzi sono anche i nostri ospiti, sono dei utenti di Casa Sankara, dunque che sono recati in questo luogo, sono accolti in questo luogo per lottare contro lo sfruttamento e il caporalato. Però si rendiamo conto che ci sono anche altri pericoli, dunque che per esempio gli incidenti stradali che in questi ultimi anni hanno fatto un sacco di vittime. Noi un mese fa abbiamo avuto anche un altro ragazzo che è stato vittima anche di un incidente stradale. Dunque, scopriamo che il nostro ruolo è anche di fare informazione, sensibilizzazione, allo stesso livello che stiamo facendo anche per la lotta contro il caporalato, di dare informazione anche su questi rischi, perché veramente, è diventato una tragedia nel sud in questi ultimi anni. Comandante, abbiamo visto come il presidente dell'associazione ci abbia raccontato di come questi ragazzi hanno voglia comunque di apprendere le norme civili di comportamento, hanno seguito anche corsi per la patente presso alcune autoscuole di Foggia, stanno cercando di mettere in atto comportamenti più responsabili anche nell'andare al lavoro in questo territorio. L'istituzione com'è dalla parte di questi ragazzi? Beh, in qualche modo è la presenza odierna della Polizia di Stato, appunto affiancata in supporto all'iniziativa dell'associazione, vuole rappresentare proprio questo che lei ha detto, cioè una forma, come dicevo, di vicinanza dell'istituzione a questi ragazzi che si sforzano, ecco, di comprendere le regole per poterle poi rispettare. Sicuramente, come dicevo, questa iniziativa è lodevole perché dà un segnale di, come dire, affinché questi ragazzi, tutelando la propria incolumità e quindi anche cercando di rispettare le regole della sicurezza stradale, danno proprio una manifestazione anche da parte loro di volersi integrare, ecco, se così si può dire. E noi, proprio perché il messaggio è positivo in questo senso, come istituzione siamo ben contenti di favorire, diciamo, questa iniziativa e magari altre che verranno dello stesso tipo. Presidente, abbiamo visto che la prevenzione passa anche per l'educazione, questo l'avete sottolineato durante questa manifestazione. Qual è il vostro ruolo? Allora, quello che stiamo facendo su Casa Santa, che stiamo anche facendo su altri territori, è sensibilizzare le persone ad avere rispetto per la vita altrui. Soltanto con la sensibilizzazione e con una correttezza alla guida noi dovremmo ancora diminuire l'incidente stradale. Ecco, così possiamo anche incoraggiare l'integrazione a livello lavorativo. Sì, anche perché qui su Casa Sankara non parliamo soltanto di sicurezza stradale, tenendo sempre che la sicurezza stradale è anche una questione di legalità, perché se una persona commette un reato è un illegale, ma comunque partiamo sempre dalla legalità e dal rispetto della vita.